Cari amici, sembra che per tanti oggi il senso dell'esistenza umana sia diventato quello di godersi la vita il più possibile qui ed ora. Il carpe diem dei pagani del primo secolo è stato ripreso e rivisitato in chiave tecnologica dai neopagani di questa nostra società postmoderna che sembra si sia data come obiettivo prioritario quello di sradicarsi dal suo bimillenario passato cristiano, senza rendersi conto però che in questo modo si rende incapace di illuminare di ideali e di speranza il futuro dei popoli e delle nazioni. E se solo ai ricchi, cari amici, e ai loro figli, i cosiddetti rich kids, che conquistano migliaia di follower su Instagram, è concessa una vita reale stile mille e una notte, la maggioranza insoddisfatta della vita reale può sempre, seduta su un comodo divano, immergersi nella realtà virtuale per drogarsi dei piaceri che essa può offrire e con le nuove tecnologie sempre più raffinate potrà offrire sempre di più. Ma, cari amici, una domanda è d'obbligo. Davvero la dolce vita reale o virtuale che sia è il fine per il quale siamo stati creati? Cari amici, sembra che la liturgia di domenica prossima 25 di settembre, 26esima del tempo ordinario, voglia proprio rispondere a questa domanda. Nel brano della prima lettura, tratto dal libro del profeta Amos, Dio mette in guardia gli spensierati di Sion, uomini e donne che, incuranti di quello che stava succedendo nella loro società, si erano dedicati corpo e anima alla dolce vita. Li mette in guardia riguardo alla tragica conseguenza del loro stile di vita. Andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei buon tempone. Nel brano tratto dal Vangelo di Luca, Gesù con la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro va ancora oltre, mettendo in guardia i buon temponi dall'esito ancora più catastrofico che il loro stile di vita produrrà nell'altra vita. Epulone, stando nell'inferno, tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro insieme con lui. La verità, cari amici, è che Dio non ci ha creati perché ci chiudessimo nella prigione del nostro egoismo, vittime dei capricci di un io rimasto allo stato infantile, e neppure per vivere in uno stato vegetativo, schiavi della divano felicità, come dice Papa Francesco, ma perché fossimo in questo mondo guerrieri della luce, armati del potere più grande, quello dell'amore, che è stato infuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato donato per i meriti della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù, e inviati nel mondo con una missione straordinaria. Realizzare o difendere la scultura vivente di Dio nel mondo, che è la famiglia, fondata su un matrimonio unico e fedele tra un uomo e una donna, e così ringiovanire la faccia della terra. Unificare davvero la famiglia umana, non con la semplice globalizzazione dei mercati finanziari, perché, come dice Papa Francesco, questa economia uccide, né con il semplice accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, perché quello che unisce veramente e profondamente l'umanità non è un telefonino, forse anche il più moderno e sofisticato, ma è la globalizzazione dell'amore, della solidarietà. Custodire questa perla azzurra di inestimabile valore e piena di vita in un universo vuoto e deserto che è la nostra casa comune, la nostra terra. Cari amici, l'amore di Dio certamente non ci renderà più comoda la vita in questo mondo, ma la renderà certamente più emozionante, più avvincente, più degna di essere vissuta fino alla fine. È tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.